Allora, due parole su la coscienza di Zeno e in particolare su quello che è uno dei passi più celebri che si trovano in tutte le antologie, che è l'ultima sigaretta. Come mai questo passo è così importante, anzi direi fondamentale, nell'economia del romanzo? L'ultima sigaretta rappresenta uno dei tanti tentativi fatti da Zeno di andare a ricostruire il suo passato, con la speranza che questa ricostruzione e questa presa di consapevolezza di quello che sono le motivazioni che hanno fatto partire in origine delle dinamiche possano in qualche modo cambiare il suo presente, che è di fatto la teoria di fondo della psicanalisi freudiana. Ricordiamo che la coscienza di Zeno rappresenta il testo che in Italia dà voce, in un certo senso, a quello che è l'enorme tendenza della psicanalisi di Sigmund Freud, che non a caso parte proprio da Trieste. Trieste, in quel periodo, ricordiamolo, era ancora sotto l'impero austro-ungarico. Le idee che provenivano dall'Austria di Freud arrivavano molto prima a Trieste. Trieste diventava dunque una sorta di schermo per irradiare nuove idee provenienti dall'Austria. A Trieste nasce il primo centro di psicanalisi italiano. Come mai la psicanalisi è il fumo? Zeno è ossessionato in un certo senso dal disturbo del fumo, cerca di ricostruire questo suo rapporto contraddittorio e arriva a, in un certo senso, scandagliare questo rapporto, andando a riportare alla menzogna e al rapporto col padre, e vediamo il ruolo fondamentale di questo rapporto col padre all'interno della sua infanzia. L'altro aspetto fondamentale è la sua incapacità totale di smettere di fumare. Ogni episodio importante della sua esistenza viene in qualche modo scandito, viene in qualche modo associato a quello che è il suo tentativo di voler smettere. Non ce la fa mai. Quest'ultima sigaretta diventa estremamente rappresentativa proprio di questa contraddittorietà interna di Zeno, che da un lato promette, ma è una persona ormai talmente falsa, talmente priva di volontà e talmente menzognera anche nei confronti di se stesso, da continuare a promettere di smettere e allo stesso tempo di essere consapevoli di voler continuare. Però ricordiamo l'estrema ironia con cui Svevo va a descrivere questo passaggio nel periodo in cui, per esempio, va a raccontare come il padre lo vada a trovare quando gli è stato proibito di fumare, fumando. Allora, qual è, in un certo senso, il messaggio di fondo della coscienza di Zeno? La coscienza di Zeno è un testo estremamente ironico. Ricordiamo, fondamentale per dare un'interpretazione, la prefazione del dottore S. Questo dottore S chi è? Il dottore S è lo psicanalista che appunto aveva in cura Zeno, da cui però Zeno a un certo punto si è voluto liberare. Egli, per vendetta, decide di pubblicare il memoriale che gli stava facendo scrivere, premettendo però che questo memoriale è pieno allo stesso tempo di verità e di menzogne. Dunque, di fatto, lo stesso autore nella prefazione ci getta il dubbio su quanto poi andrà a scrivere. Tutto quello che ci viene detto potrebbe essere anche falso. Tutto il romanzo, dunque, oscilla tra questo personaggio che è totalmente privo di una sua volontà, si lascia trascinare dagli eventi, e questo lasciarsi trascinare, per esempio, l'abbiamo visto benissimo nell'episodio, del fidanzamento, in cui egli finisce per sposare la sorella che non voleva. Era innamorato delle sorelle più belle, più simpatiche, finisce per sposare quella che voleva rifiutare. Ma allo stesso tempo un personaggio che anche non solo totalmente incapace di volere, totalmente abulico, totalmente appunto privo di decisione, ma è anche un personaggio che è trascinato dai suoi impulsi inconsapevoli.
E qui vediamo quello che abbiamo visto nell'episodio del funerale. Zeno chiaramente vuole andare al funerale del suo amico e cognato scomparso, ma involontariamente sbaglia funerale. Si tratta appunto di tutta quella che è la riflessione freudiana su quello che è il nostro inconscio. La cosa bella, appunto, e nuova della coscienza di Zeno è che il primo testo a mettere in luce quello che è il nostro inconscio, ossia quello che noi vorremmo, ma di fatto non diciamo e non siamo nemmeno del tutto consapevoli di volere. Per cui questo scandaglio psicanalitico che però viene costantemente condotto sotto la luce dell'ironia. Cioè, l'elemento fondamentale della scrittura di Zeno, che ne fa chiaramente un modello nuovo di scrittura, è proprio la chiave ironica e la luce ironica che getta su tutto quello che racconta. Come mai, appunto, è poi fondamentale la coscienza di Zeno a livello narrativo? Allora, la coscienza di Zeno presenta quello che è il discorso indiretto libero. E il flusso di coscienza che è direttamente mutuato da quello che è considerato probabilmente il più grande autore inglese della prima parte del secolo, che è James Joyce. Qual è il rapporto che intercorre tra questi testi? Joyce e Svevo si conoscevano e si frequentavano perché Joyce in quel periodo viveva a Trieste e di conseguenza loro si erano conosciuti. E Zeno, e Svevo dunque diventa il primo autore italiano a fare tesoro e soprattutto poi a mettere a frutto le nuove tecniche elaborate nel romanzo inglese. La coscienza di Zeno dunque si presenta come un romanzo di livello internazionale, a livello di elaborazione, pur essendo stato scritto in un angolo d'Italia, Trieste, che in quel periodo non è nemmeno italiana, e soprattutto da un autore che non era nemmeno madrelingua italiano. Ricordiamolo che Italo Svevo, che decide di usare questo pseudonimo, questo nome falso, che è Italo come italiano e Svevo come slavo, perché lui ha in realtà una doppia natura. Perché non è madrelingua italiano, impara l'italiano e decide di scrivere in italiano, ma lui quotidianamente parlava slavo, come tanti degli abitanti di quelle zone. E dunque qui abbiamo un altro legame molto importante con quello che era la storia di quel periodo. Ricordiamo che la questione appunto del confine orientale seguirà poi delle traversie molto importanti, d'accordo?